conosciuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini, proprio accanto alla grande chiesa di San Pio da Pietrelcina, all'interno delle mura del convento. Oggi qui in questo luogo perché vogliamo raccontarvi quanto era bello, soprattutto per coloro che venivano qui per la prima volta, avevano l'opportunità di incontrare Padre Pio, ecco, essere confessati da lui, ma anche avere l'opportunità di chiacchierare per pochi minuti e in un certo senso avere da Padre Pio delle indicazioni su quella che era la loro vita. Infatti racconta Padre Marcellino che quelli che venivano chiamati qui per le vie misteriose da Dio giungevano per la prima volta, si rendevano conto di respirare una atmosfera particolare. Nei nuovi arrivati, racconta Padre Marcellino, al senso di sorpresa e a volte anche di disagio seguiva un adeguamento che all'inizio era proprio frutto di convenienza, poi però diventava spontaneo. Si stabilivano dei veri e propri rapporti fraterni con tutti coloro che giungevano qui. Così, in attesa della confessione con Padre Pio, era facile ascoltare le confidenze, le storie, ci si manifestava, ci si condividevano appunto anche la propria vita con gli altri, affinché colpe, errori, senza falsa vergogna, ecco, affinché ci venisse fuori questo rapporto fraterno tra tutti. E quindi tante volte, racconta Padre Marcellino, anche come frati, abbiamo constatato che se uno, trattenendosi più del previsto a San Giovanni Rotondo, manifestava difficoltà anche per pagare la pensione all'albergo, trovava facilmente chi gli faceva anche un prestito, senza condizioni di restituzione. Ecco la testimonianza che arriva da una figlia spirituale che visse proprio questa atmosfera. 1958, siamo però in un altro periodo di quello un po' caldo, ma è un periodo un po' più freddo, siamo nel periodo della Quaresima, compresa la Settimana Santa. Si trattennero quasi un mese a San Giovanni Rotondo, insieme ad altre amiche. Un mese di vita proprio all'ombra di Padre Pio. Durante questo periodo, racconta, ho provato che cosa significava vivere tra fratelli. Ho aiutato economicamente una signora di Torino che non poteva pagarsi la pensione. Aveva con sé una figlia giovane, ci si confidava vicenda, preoccupazioni, pene, proprio gli stessi peccati. Il problema di uno era diventato il problema dell'altro. Padre Pio, parlando un giorno a ricreazione dell'ambiente che si veniva a creare qui a San Giovanni Rotondo, in particolare nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie, riferendosi proprio ad un suo figlio spirituale che è stato più volte cacciato, ma poi diventò un suo figlio spirituale, l'ingegner Cremonini, che spesse volte abbiamo riportato diverse sue testimonianze, che era da poco stato convertito da Padre Pio, dice: io godo che certi tipi hanno anche imparato a cantare le canzoncine alla Madonna. E dopo aver rilevato con una certa ironia come avesse storpiato il Salve Regina con la voce nasale sguaiata, Padre Pio aggiunse: ebbene, non mi sono urtato. Non si può pretendere di più, anzi è sempre commovente vedere come certi uomini dinanzi alla Madonna dimenticano di essere dei veri e propri pezzi grossi.